Prove tecniche di disgelo tra Comune di Milano e Regione Lombardia Sualer, Oggi il governatore Maroni ha incontrato il sindaco Pisapia fianco a fianco per parlare di Expo. La discussione non poteva però non toccare anche l'ormai annoso tema della mala gestione delle case popolari. Maroni promette discontinuità con il passato dalla coppia Formigoni Zaffra. Pisapia assicura che Milano è pronta a fare la sua parte. Le priorità evidenziate sono tre. Recuperare efficienza, dare un taglio alle spese inutili e tutelare le fasce più deboli. Abbiamo gli elementi per intervenire, lo faremo rapidamente, come ho detto in Consiglio regionale, senza guardare in faccia nessuno, eh, discontinuità con il passato e leale collaborazione col Comune di Milano, come ha detto il sindaco Pisapia. Non c'è scontro, non c'è contesa per quanto mi riguarda col Comune di Milano, è interesse comune. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra il sindaco e il presidente e Lombardo. Sul tavolo, anche il rinnovo dei contratti in scadenza per le case comunali. Maroni assicura che nelle prossime settimane metterà mano anche al capitolo delle società partecipate nate nei 18 anni dell'era Formigoni. Il governatore promette un taglio netto ai costi, semplificazione e dismissioni.